siamo con Cristina Grigoli, capo estetica del Policlinico Casilino, reparto che è salita alle cronache per il caso di 4 neonati nati con astinenza da cocaina. Qual è stato il vostro ruolo nel gestire l'emergenza? Allora, l'ostetrica dà in un certo senso il campanello d'allarme, perché ovviamente seguendo la paziente in travaglio si rende conto se magari ci sono delle dinamiche particolari che possono essere provenienti da una dipendenza da stupefacenti, e quindi è quella che ha il ruolo di mettere un po' in allarme tutti i componenti dell'equipe, a partire dal neonatologo, dalle nostre assistenti sociali e psicologhe, che nel percorso della paziente poi ci aiuteranno a sostenerla e eventualmente ad aiutarla e a metterci anche in contatto eventualmente col Tribunale dei Minori, che poi prenderà il caso in mano. Quali sono i segnali che vi fanno accendere appunto il campanello d'allarme? Ma comportamenti particolari della paziente, che possono essere magari la volontà ripetuta di allontanarsi dalla sala parto, per esempio, anche in travaglio attivo, o l'esigenza di andare a prendere qualcosa nella stanza, o comunque di allontanarsi per qualche motivo dalla sala parto, e anche magari la capacità di affrontare con molta disinvoltura anche il postparto, che magari è una fase un po' delicata, un po' ancora faticosa, che invece in queste donne sembra essere molto facile. Anche dopo un taglio cesareo, loro dopo pochissime ore riescono a muoversi in maniera molto agile, molto disinvolta, e quindi questo ci fa un po' sospettare se già avevamo avuto dei campanelli durante il travaglio. Ci sono stati altri casi di questo genere? È per voi appunto quotidiano? Negli anni sicuramente ci sono stati diversi casi, non è solo l'unico polo in cui insomma questo avviene. Sicuramente, facendo un numero notevole di parti, la frequenza è più importante. Il reparto è diventato appunto un polo attrattivo per tantissime mamme. Forse quest'anno riuscirete a battere la soglia dei 4.000 parti l'anno. Come siete riusciti appunto a far diventare il Policlinico Casilino un punto d'eccellenza? Abbiamo strutturato molto bene quelli che sono i percorsi, sia per quanto riguarda la gravidanza fisiologica che per quanto riguarda quella patologica. Facciamo i corsi di preparto, che accolgono le donne intorno a 26-28 settimane, e quindi da quel momento in poi la paziente sta con noi fino al momento del parto. I 2 mesi iniziali li facciamo con il corso preparto, e quindi durante il corso preparto un po' le facciamo conoscere la struttura, gli facciamo visitare la sala parto e gli ambienti dei reparti e degli ambulatori, gli diamo tutte le informazioni riguardanti proprio il nostro percorso, e inoltre ha la possibilità di conoscere sia il personale ostetrico che i neonatologi, gli anestesisti, i psicologi e i ginecologi che comunque incontrerà durante l'evento parto. Inoltre, con l'ambulatorio di cardiotocografia, a 37 settimane iniziamo un monitoraggio settimanale della gravidanza nell'ultimo mese, che comunque ci dà la possibilità di decidere anche quello che sarà il timing del parto, e quindi decidere eventualmente se anticipare o poter aspettare le 41 settimane. La vediamo a 37 settimane, le facciamo il primo monitoraggio, a 38 settimane le facciamo un altro monitoraggio, e abbiamo un momento di counseling con la paziente che ci permette di conoscere la sua situazione clinica, la sua situazione clinica della gravidanza, ma anche la sua anamnesi familiare, e quindi tutto quello che è importante e che va sottoposto all'equipe viene subito segnalato, e quindi quando arriva la paziente già sappiamo qual è la sua problematica o quale non lo è. E a 39 settimane ripetiamo un altro monitoraggio, e a 40 settimane, oltre al monitoraggio, le facciamo un eco office in cui controlliamo la quantità di liquido amniotico, che per noi è un dato importante per vedere la funzionalità placentare, e le facciamo la visita ostetrica, e quindi decidiamo se la paziente può continuare ad andare avanti con la gravidanza oppure dobbiamo aiutarla per partorire.